Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo, nel programma di approfondimento in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero rappresentate da Assocamerestero. Oggi parliamo di Nautica e Puglia, regione con oltre 800 chilometri di costa. Lo facciamo con il nostro ospite di OK Italia Parliamo, il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, il capitano di vascello Giovanni Canu. Buongiorno Canu. Buongiorno, buongiorno a voi. Cano, è stato un ferragosto intenso quello vissuto dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera che sono stati impegnati lungo tutti gli 8.000 chilometri di coste del nostro paese e anche sui maggiori laghi italiani. Impegno per garantire la sicurezza della navigazione e anche delle attività balneari in favore di tutti quanti quelli che hanno scelto i mari italiani per trascorrere le proprie vacanze. La Guardia Costiera, ricordiamo che in questo periodo ha ulteriormente intensificato poi i controlli in mare e sulle spiagge, proprio a salvaguardia della vita umana e a tutela anche dell'ecosistema marino. Questo è stato fatto attraverso l'operazione Mare Sicuro, che ha impegnato in tutto il territorio nazionale oltre 3.000 tra uomini e donne delle capitanerie di porto, 300 mezzi navali e ben 15 mezzi aerei. Comandante, quanto è importante il lavoro svolto dalla Guardia Costiera per garantire la sicurezza della navigazione e delle attività balneari? Ma normalmente si dice che la sicurezza in mare inizi a terra, e questo è verissimo, in quanto tutto ciò che poi verrà compiuto in mare deve essere pianificato e perfettamente conosciuto, quindi ci vuole una formazione a terra, una preparazione. Ma per le cose più semplici, come per esempio il rifornimento di combustibile dei mezzi che poi andranno in mare, quindi delle nostre barche da diporto, oppure la lettura di una carta nautica per capire che cosa ci aspetta in mare a livello di meteo. Quindi tutte queste attività fanno parte di un'attività di conoscenza e di cultura del mare che permette di affrontare quelle che saranno poi le difficoltà, riducendole a eventi totalmente estemporanei. Quindi è importantissima una campagna quale Mare Sicuro che diffonda la cultura del mare e la preparazione per affrontare questo ambiente dove, per dirla molto semplicemente, non c'è una piazzola di parcheggio, non c'è un'area di sosta. Quando si affronta il mare, bisogna essere ben preparati. Molto bene, quello che dice è quanto mai vero perché spesso e volentieri succede che persone pensano che si possa arrivare al mare direttamente dall'autostrada, quindi con le stesse norme di condotta che ci sono lungo le vie stradali. Comandante, tra le attività più significative che sono state portate a termine dai suoi uomini durante quest'estate, che ricordiamo ha visto la Puglia che è stata letteralmente presa d'assalto dai turisti, tant'è che ha registrato il tutto esaurito in tutte le località balneari pugliesi, le chiedo quali sono stati e se ci sono stati degli interventi più significativi. Fondamentalmente, gli interventi che abbiamo fatto sono stati interventi per la salvaguardia della vita umana in mare, quindi sono stati interventi volti al recupero di pericolanti. Abbiamo avuto un intervento un paio di settimane fa circa, relativamente ad una imbarcazione da diporto a vela che ha avuto un problema di malfunzionamento, non riusciva più ad ammainare la vela principale. Si era messa una condizione di vento teso molto forte che rendeva ingovernabile la barca perché comunque non potendo ammainare rimaneva preda delle forze del vento. Aveva anche una avaria al motore principale, di conseguenza le persone, gli occupanti si sono trovati in balia degli elementi. Complice anche quello che è naturale che accada, un po' di panico. Le persone hanno rischiato seriamente la propria salute, se non addirittura proprio la vita, anche perché le condinare erano tali per cui era difficile riuscire ad avvicinarsi all'imbarcazione con i nostri mezzi e garantire il trasbordo sicuro degli occupanti. La cosa si è risolta felicemente, siamo riusciti a recuperare le persone, a portarle a bordo della nostra vedetta.
e successivamente il giorno dopo abbiamo recuperato anche l'imbarcazione che nel frattempo si era spiaggiata a Torre Guaceto. Elementi, diciamo, di imponderabilità e elementi anche di prevedibilità di un incidente che probabilmente poteva essere evitato se le persone avessero, per esempio, verificato con maggiore attenzione il bollettino meteo e l'efficienza della propria imbarcazione. Questo è giusto. Ecco, nell'operazione Mare Sicuro, che ricordiamo continuerà come ogni anno fino al termine della stagione estiva, il personale del Corpo delle Capitanerie è stato impegnato anche in attività di verifica del rispetto delle disposizioni volte a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. Avete fatto una capillare attività di informazione e prevenzione, soprattutto rivolta a bagnanti, diportisti e subacquei, campagna sui comportamenti responsabili da adottare per la propria sicurezza e anche per quella dell'ambiente marino e costiero, che ricordiamo a tutti è patrimonio della collettività. Le chiedo che tipo di risposta avete avuto durante queste verifiche. Innanzitutto devo premettere che le norme anti-Covid sono patrimonio delle forze di polizia classiche, quindi le polizie municipali, la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza. Il Corpo delle Capitanerie e la Capitaneria di Brindisi in particolare vengono investiti qualora il prefetto intenda inserirli all'interno del dispositivo locale prefettizio. Non è stato così per Brindisi, ma la Capitaneria di Brindisi ha comunque collaborato sempre nel solco di quella che è la tradizione di una prevenzione, collaborazione e informazione. Quindi siamo andati soprattutto per gli stabilimenti balneari a svolgere un'attività di consulenza, non avendo noi un compito, diciamo, di vigilanza previsto dal dispositivo prefettizio. La risposta, devo dire, che è stata una risposta eccellente, perché gli stabilimenti balneari in primis si sono messi a disposizione per diciamo rispettare, anche con un margine superiore rispetto a quello che era la distanza minima prevista, le disposizioni anti-Covid, rimettendoci talvolta anche 40, 50, 60 postazioni per bagnanti. Quindi questo si traduceva in una perdita secca per il gestore dello stabilimento. Molto bene. Ecco, la Guardia Costiera, poi insieme al Ministero dell'Ambiente, a ISPRA, IS ed Enea, ha portato avanti anche una campagna di comunicazione sullo smaltimento corretto di mascherine e guanti. Purtroppo ognuno di noi, andando a mare quest'anno in spiaggia, ha visto tantissime mascherine abbandonate anche lungo la battigia. Le chiedo, questa campagna è stata focalizzata soprattutto su tre punti. I punti erano gettare mascherine e guanti nell'indifferenziato, servirsi il più possibile di quelle mascherine riutilizzabili, quindi evitando di incidere maggiormente sul danno ambientale, e soprattutto su non buttare a terra guanti e mascherine per evitare gravi danni all'ambiente. Avete realizzato anche insieme al Ministero uno spot video con l'attore Enrico Brignano, che in maniera molto diretta ma anche simpatica invita ovviamente al rispetto di queste basilari regole. Oltre a questo spot è partita, sempre di concerto tra la Guardia Costiera e il Ministero dell'Ambiente, una campagna social che si chiama Alla Natura Non Serve, che è stato un messaggio per tutti, soprattutto per chi abbandona questi rifiuti, forse anche, direi, comandante, inconsapevolmente, senza sapere che si può, da questo gesto leggero, ecco, diciamo così, fatto, si può creare un danno ambientale molto importante. Le chiedo quanto è importante, secondo lei, sensibilizzare la popolazione su questi temi ambientali e soprattutto a chi vi siete voluti rivolgere principalmente con queste campagne di sensibilizzazione e informazione. La risposta che ci hanno dato i cittadini e l'utenza in generale dimostra che la prevenzione e la sensibilizzazione sono attività che pagano, e pagano veramente tanto, perché dopo un periodo iniziale di formazione e di divulgazione del pericolo derivante, ma non solo adesso dalle mascherine, quindi parliamo del periodo che sta caratterizzando le nostre vite quest'anno,
ma parliamo anche delle microplastiche che sono state l'oggetto della campagna dello scorso anno e che lo sono anche quest'anno. Parliamo anche dell'abbandono delle plastiche più macroscopiche in termini di sacchetti, buste, piatti e forchette monouso. A questo punto faccio un inciso, mi piace ricordare anche che il Comune di Brindisi lo scorso anno e anche quest'anno, però purtroppo in misura minore per via del Covid, aveva organizzato in giro per le spiagge del Comune stesso l'iniziativa Il Pesce Mangia Plastica, e questo ha dimostrato quanto una campagna di informazione abbia successo, perché Il Pesce Mangia Plastica era un raccoglitore a forma di pesce portato sulla spiaggia e i bagnanti, gli utenti del mare, erano invogliati a portare dentro questo contenitore tutto il pattume, tutta la plastica che trovavano sulla spiaggia. E il risultato è stato notevole, perché molte spiagge sono state ripulite in breve tempo e con poco sforzo, perché tutti si sono resi partecipi e collaborativi nei confronti del progetto. Quindi, tornando a quella che è stata la sua domanda, ritengo che la campagna di formazione e informazione sia fondamentale per ottenere il risultato in questo settore. Chi sono i soggetti coinvolti? Principalmente sono le famiglie, perché le famiglie hanno i bambini. Il bambino educato oggi produce un adulto educato domani, e in più il bambino educato invoglia l'adulto, che magari non ci pensava, con il suo comportamento a uniformarsi. È una cosa un po' particolare, perché normalmente sono i bambini che seguono quello che fanno gli adulti. In questo caso il paradigma si è ribaltato, perché andando a formare i bambini, che sono delle spugne, quindi assorbono rapidamente quello che gli viene detto, in materia ambientale in particolare, gli adulti, che non lo facevano con cattiveria ma semplicemente non ci pensavano, si sono uniformati a quello che i bambini, anche perché i bambini sono dei censori talvolta molto ligi, molto ferri e impietosi. E quindi formando le famiglie, di conseguenza i bambini, si è ottenuto un notevole successo. Molto bene. Ecco, un altro compito importante al quale sono chiamati gli uomini e le donne della Capitaneria di Porto è sicuramente il rispetto delle disposizioni in materia del cosiddetto fermo pesca, che ricordiamo essere un'interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainanti a cui le flotte pescherecce di alcuni compartimenti adriatici devono attenersi. Questo fermo pesca è pensato soprattutto, anzi principalmente, per sostenere il ripopolamento della risorsa ittica. Comandante, questo fermo pesca viene rispettato da tutti o durante i controlli per mare siete dovuti intervenire più volte per fermare i cosiddetti furbetti? Ma devo dire che nella generalità il fermo pesca viene sostanzialmente rispettato, anche perché stiamo parlando di un ceto peschereccio che è un ceto oggi come oggi molto consapevole, molto accorto, che conosce perfettamente il problema del depauperamento dei nostri mari. Certo, però purtroppo là dove c'è una foresta che cresce, cioè ci sono persone consapevoli che si comportano in maniera ligia, c'è sempre qualche albero che casca e fa più rumore, diciamo, rovinando un po' l'immagine di tutti gli alberi che sono stati ligi nel comportamento. Qualche furbetto lo abbiamo trovato, qualche persona che ha provato ad aggirare le norme del fermo pesca, purtroppo l'abbiamo incontrata per mare, però lì sono scattate le sanzioni e i provvedimenti previsti dalla legge. Ecco, le chiedo un'altra cosa sul fermo pesca. È un dispositivo che viene applicato soltanto nel mare Adriatico o anche nelle altre acque? Il fermo pesca è a livello nazionale, poi ovviamente con disposizioni a carattere locale, però è un dispositivo a carattere nazionale. Quindi per singola zona, ovviamente, per tipologia di specie ittiche nel mare, ovviamente si decidono i periodi dell'anno in cui bisogna applicare il fermo pesca. Esattamente, sì, è così. Molto bene, comandante Cano, io la ringrazio per aver fatto chiarezza su quanto il Corpo delle Capitanerie di Porto, la Guardia Costiera, fa per poter aiutare
E tutti noi che andiamo per mare, per il rispetto anche dell'ambiente, perché lei ricordava in maniera molto giusta prima come sia partita ben prima della pandemia Covid-19 una campagna per liberare i nostri mari da un mare di plastica, mi scusi questo gioco di parole, che ovviamente alla fine torna anche sulle nostre tavole. Lo diceva prima, il pesce purtroppo si nutre anche di queste microparticelle anche di plastica che comunque trova nel mare e alla fine noi mangiamo quello che produciamo. È vero o no, comandante? Esattamente, questa è la problematica maggiore. Il Corpo delle Capitanerie, tra le altre cose, ha anche il compito di garantire e tutelare la filiera della pesca, quindi seguire il pescato dal peschereccio fino al piatto del consumatore ultimo. E tutelare vuol dire anche, in qualche modo, preservare l'ambiente dove il pescato viene colto. Di conseguenza bisogna, con l'aiuto degli organi sanitari, verificare anche la qualità di questo pescato per preservare il consumatore dalla possibilità di malattie che possono incidere sulla specie e che possono poi essere trasmesse all'uomo. Oppure, nel caso delle microplastiche, la possibilità che ciò che è stato riversato in mare come rifiuto possa poi trovarsi nel piatto del consumatore. Ecco, continuiamo su questo tema. Spesso veniamo a conoscenza di grosse operazioni di sequestro di nitidi, di cozze, soprattutto nei mari del sud. E che tipo di campagna state facendo e perché c'è grande attenzione verso questo tipo di mollusco che è molto amato dalle cucine di tutta Italia? La campagna è una campagna che sostanzialmente abbraccia i 365 giorni dell'anno. Mentre ci sono delle specie come per esempio i classici datteri di mare sono sempre vietati, e a proposito del dattero di mare è vietata la detenzione, il consumo, la raccolta, è vietato tutto, anche il semplice il possesso. Comandante, ricordiamo anche che per il dattero di mare, perché per prendere i datteri di mare bisogna distruggere ovviamente quelli che sono gli scogli, le rocce sott'acqua eccetera, quindi si distrugge veramente tutto l'ecosistema. Esattamente, nei confronti del dattero di mare è una questione legata a una tutela ambientale. Per prendere, come ha detto giustamente lei, il dattero di mare bisogna devastare letteralmente un tratto di costa che non si riprenderà più da quella devastazione. Quindi è preferibile tutelare la costa e privarsi del dattero piuttosto che mangiare datteri e poi distruggere completamente il nostro ambiente. Invece, per quanto riguarda le cozze e altri tipi di mitili, quelli che normalmente vengono chiamati nel brindisino taratufoli, abbiamo una situazione legata al fatto che queste sono delle spugne nell'ambito dell'acqua dove vivono e, filtrando l'acqua, trattengono quelle che sono le sostanze che a volte sono nocive per il consumatore, quindi bisogna avere un particolare riguardo nei confronti di quello che è l'ambiente dove questi mitili vivono. Quindi bisogna verificare la qualità, la purezza delle acque e dopo bisogna verificare anche quella che è la qualità e la purezza del mitile stesso che viene raccolto. Quindi la campagna nei confronti delle cozze, ma in generale dei mitili, è a tutela perché ci sono stati in passato fenomeni di colera, di epatite, dovuti proprio al consumo di questi particolari, di queste particolari prelibatezze, direi, perché un piatto di cozze, diciamo che è una cosa particolarmente gustosa, una spaghettata, una cosa, però purtroppo bisogna stare attenti perché un po' come succede a terra con i funghi, bisogna conoscere e bisogna avere una buona cultura per distinguere cosa è edibile da cosa invece non lo è. Grazie mille, allora ringrazio nuovamente il comandante Canu per questa navigazione lungo le attività che svolge quotidianamente la Guardia Costiera alle Capitanerie di Porto, appunto per garantire sicurezza in mare e rispetto dell'ambiente. Grazie di nuovo, comandante. Grazie a voi, grazie di questa opportunità che ci date, perché anche queste occasioni rientrano in quelle che sono le nostre attività divulgative che noi apprezziamo per poter coinvolgere e rendere partecipi
gli utenti del mare. Molto bene, ringrazio anche i nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro, confronto. Arrivederci a tutti.